Buongiorno ragazzi, bentornati su Forza Horizon 5. Il mezzo di oggi non è altro che la Ford GT con un blu metallizzato fantasmagorico. Auto super schiacciata a terra con delle linee, delle prese d'aria veramente da accapponare la pelle. Sono strepitose. Guardate i radiatori dietro, le prese qua sul cofano, il posteriore con i due tubi centrali più i fari sempre tondi, super sportiveggianti. E guardate raga, lateralmente quanto è bassa, quanto è schiacciata al suolo per avere le migliori performance con questo motore turbo eco, turbo boost, una cosa del genere ragazzi, veramente strepitosa. E guardate l'interno con un volante con tutti i tasti possibili immaginabili qua a portata di dita. Sentiamo il sound. E anche il turbo sale su di giri in una maniera impressionante. Andiamola un attimo a sgranchire qua in strada. Mamma mia, è lo spoiler che si alza, raga. Avete visto anche quando uno frena a una certa velocità? Come si mette contro proprio per riuscire a frenare ancora di più. È una macchina che vola, da quello col camion. Guardate che linee, strepitosa, veramente auto mozzafiato. Faccio pagare i danni, maledetto. Niente male, siamo arrivati in città, quindi vuol dire solo una cosa: modifiche, modifiche e ancora modifiche. Ed eccoci nel nostro negozio di fiducia, dove per prima cosa vediamo che il motore non si può skippare, swippare con un altro, ma c'è soltanto la modifica della trazione e basta. Quindi questa qui è una cosa nuova che non avevamo ancora visto, mi pare. Ma abbiamo tutte le modifiche al motore. Qui chiaramente perdiamo un po' di controllo, ma vediamo a quanti cavalli riusciamo ad arrivare. Mi sono dimenticato una cosa importantissima ragazzi, che originale stock la macchina ha ben 630 cavalli e 731 Nm di coppia per 1521 kg. Cerchiamo di farla cantare ancora di più mettendoci delle cose. Qui il controllo un po' lo perdo raga, anche un po' il fuoristrada, che sinceramente il fuoristrada su sta macchina proprio ripperoni. Qua guadagniamo però partenza da fermo, l'albero a camme qua velocità bomba, scarico aperto devastante, pistoni forgiati, il doppio turbo ragazzi da gara. Però perdiamo un sacco di roba, perdiamo in frenata, partenza da fermo anche, ma 51 cavalli in più, un intercooler da gara, anche qua perdiamo un sacco raga, con tutte queste modifiche. E l'ultimo, anche questo qui, non sono molto soddisfatto perché perdiamo veramente un sacco. Qua abbiamo questi standard o questi qua, oppure da gara, fermi tutti, da così a così, ancora più bassa. Abbiamo le barre, e adesso però dovremmo recuperare tutto quanto quello che abbiamo perso prima.
Il rinforzo io non ce lo metterei, il rinforzo, raga. E poi la riduzione di peso sportiva e da gara, 240 kg in meno. Molto molto bene, perché il telaio, ma sì, dai, 23 kg. Trazione abbiamo poi questa qua da gara, molto bene. Il cambio ci potremmo mettere, questo cos'è, un 6 velocità? No, io metto, ah, da gara perdiamo un sacco. E guardate i faretti dietro, raga, così tondi, tutti poi aperti ai lati. Cioè, questa macchina, raga, c'ha delle linee mozzafiato. Anche questa qua è un differenziale da gara. Direi che abbiamo quasi completamente finito, se non per le gomme. Quindi abbiamo addirittura due. Mescola pneumatici da gara S, non so cosa sia. E poi pneumatici da accelerazione. Direi che questi qua sono quelli ideali per noi. 2,45 anche qua. Il diametro... No, 21 è eccessivo, raga. Il 21, come vedete, perdiamo. Io lo lascerei 20 davanti, 20 dietro, perfetto così. Ci mettiamo magari sempre queste qua che a me piacciono un botto, la larghezza. Così abbiamo proprio tutto quanto bello a filo, bella massiccia. E i cerchi, devo dire che non mi dispiacciono nemmeno questi originali. Anche perché gli altri, raga, 17, 11, 6 kg. Andiamo con l'aerodinamica, perché all'anteriore abbiamo anche questa cosa qua. E al posteriore abbiamo quest'ala qui devastante, ragazzi, a mod di GT3. Quindi da 1500 andiamo a 1300 kg. E saliamo fino a 911 cavalli. Possiamo vedere i colori di questa macchina. Blu, nero, rosso, così, ragazzi. Però rosso stanno bene sia questi di cerchi. Con questo rosso qui il cerchio dovrebbe essere oro. Grigia, bella pulita. Opaca, gialla, bianca. No, o rossa, però rossa secondo me dopo un po' stufa. Però a me piace blu, raga. Vi dico la sincera verità. Con magari la calotta degli specchi esterna sempre in carbon. Questo qua, se lo facessimo in carbonio così, nah, non mi gusta più di tanto. La lasciamo così. Questi qua però, raga, li potremmo fare tranquillamente in carbonio. La pinza la potremmo fare assolutamente blu. Io la lascerei così, raga. Veramente, guardate che bella. Guardate che linee. Oppure per quelli di voi a cui piace una livrea un po' più corposa, eccola qua. E soprattutto storica, perché questa qui è la livrea della Ford GT40 strepitosa. Ma adesso andiamo a testare questa macchina, ragazzi, qua in strada. Vi devo far sentire bene bene il sound del turbo di questa macchina, perché è una cosa, ragazzi, esagerata. Ma soprattutto quando partiamo. Quanto prende? Cioè, è stupendo il suono. Ma adesso, raga, scateniamo la violenza. Abbiamo solo 6 marce, eh? 3,95. Magari con un pelino di allungo in più, forse i 400 li riusciamo a prendere. 99,402. Esagerato, raga. 401 sul dritto, 402. Mostruosa questa macchina. Veramente impressionante. Sono senza parole. Ma soprattutto, raga, per lo spoilerino, come si attiva. Ma soprattutto sentite l'inizio del turbo.
Bellissimo sto sound del turbo. Veramente starei qua giorno e notte. E poi acceleri giù tutto. E questa va giù, raga, non si ferma. Non si ferma, continua ad aspirare aria. Super manovrabile. Sì, dai, non come l'FXX, però anche questa qui, ragazzi, è una tenuta di strada veramente senza parole. E con questo scenario stratosferico io vi saluto, vi ringrazio, il video sarà durato veramente tanto, ma per una macchina così ci può stare. Guardate che roba, ragazzi, cioè devo dire io qualcosa, le immagini dicono tutto. Quindi like, commento, condividete il video con tutti, seguitemi su Instagram, se non siete ancora iscritti al canale fatelo immediatamente. Qua da Bistard è tutto e ci vediamo nel prossimo video.